organizzato quest'estate a Como la prima iniziativa, poi due settimane fa in città abbiamo organizzato un pedibus e un presidio sempre a Como, e pensavamo appunto di cominciare a girare la provincia partendo da Mariano per portare la discussione, le informazioni, le riflessioni su queste tematiche. Questa sera a parlare abbiamo Celeste Grossi, storica pacifista non violenta della provincia di Como, di SEL, che introdurrà la serata. Poi abbiamo Francesco Vignata, coordinatore nazionale della Rete Italiana per il Disarmo, sostanzialmente colui che detiene il sapere e la conoscenza di gran parte di tutta la storia degli F-35 dalla sua origine. E poi abbiamo Walter Bovolenta del movimento No F-35 del Novarese. Ecco, ai tre relatori chiediamo ovviamente non soltanto una riflessione sul tema in sé per sé, il nuovo aereo F-35, ma chiediamo ovviamente di legare il ragionamento degli F-35 con la questione degli armamenti, delle spese militari, del disarmo e delle esperienze locali di lotta contro la costruzione di questo aereo, e soprattutto la riflessione sul significato oggi, in quanto contesto economico anche, di una spesa enorme come questa. Quindi io vi ringrazio, lascio immediatamente la parola a Celeste Grossi.